Fabri? Iachini ha detto che sei cresciuto tantissimo, hai migliorato molto la fase difensiva, e l'obiettivo che volevi raggiungere per questa prima stagione in Serie A o c'è dell'altro? Ah, beh, sicuramente mi fanno piacere queste parole del mister, poi soprattutto non si finisce mai di migliorare, sto cercando ancora di migliorare e quindi c'è da lavorare ancora molto. Arriva l'Atalanta, le motivazioni in questo momento del campionato in Palermo dove le può trovare? Troverà un avversario agguerrito che deve tenersi lontano dalla zona calda per non retrocedere? Beh, le motivazioni ce ne sono migliaia e migliaia. Come abbiamo visto, le motivazioni di oggi ci sono venuti i tifosi a incoraggiarci, a star con noi fino alla fine e soprattutto non dobbiamo deluderli. E sicuramente andremo in campo per onorare la maglia e per fare un grande campionato fino alla fine. L'idea di arrivare a 50 punti è ancora valida, l'idea di finire nella parte sinistra della classifica è qualcosa che ti può dare quel pizzico di grinta in più? Sì, è una cosa che ci siamo posti tra di noi e cerchiamo di raggiungerla. Senti, cosa deve fare in più il Palermo rispetto a quanto fatto contro il Sassuolo per portare a casa i 3 punti? Beh, contro Sassuolo abbiamo avuto un po' di sfortuna, diciamo, perché abbiamo avuto delle occasioni che non abbiamo portato a termine, però questo è il calcio, abbiamo portato un punto in casa e non fa nulla, cerchiamo di giocarci la partita questa con l'Atalanta e vedere cosa ne esce fuori. Sicuramente entriamo massima concentrazione come se fosse la prima di campionato. Invece è la prima partita che farai col nuovo status, come ti senti, emozionato, felice, contento? Sì, beh, sono felice di questo e sono davvero onorato di avere pure questa cosa. Altre domande? No, anche a Reggio Emilia, dove ero presente, avete tenuto la palla tantissimo, ma siete arrivati un po' meno alla conclusione rispetto al vostro periodo d'oro. Non è che cercate troppo la soluzione con Vasquez e Dybala, invece qualche volta potresti tirare più da fuori e tu ne sai qualcosa, visto che ce l'hai il tiro da fuori, insomma? Sì, beh, diciamo che abbiamo fatto una grande gara, purtroppo consiste anche di portare... Sì. Dobbiamo portare anche a casa i 3 punti, però questo non è successo, ci è mancato magari negli ultimi metri di essere più cinici, però il calcio è questo, magari a volte ti va bene, a volte non ti va, quindi noi cerchiamo adesso di lavorare su questo fino alla fine e speriamo di portare a casa più i 3 punti. Mario? Sì, ci credi di poter chiudere con un altro gol in più quest'anno? Sì, ho degli obiettivi, quindi fino alla fine cercherò di portarli a termine. Io intanto cerco di lavorare, poi quello che ne uscirà in campo sarò felice. Fabrizio? Mi sentite un po' arbitri della lotta salvezza, l'Atalanta domenica, quella successiva a Cagliari, che sono le squadre più a stretto contatto, c'è anche da parte vostra la voglia di regolare un pochettino con regolarità, scusa il gioco di parole, la finale di stagione? Beh, certo, noi vogliamo finire in bellezza e cercare di onorare la maglia e cercare di fare il meglio possibile. Poi il campo che parla, stiamo lavorando molto, stiamo sempre concentrati e di certo il campionato non è finito qua. Quanti gol vorresti fare? Se vorrei farne 3, ho una scommessa, devo finire con 3 e con altri 2 assist.